Artista esistenzialista, buongiorno a tutti. Oggi la festa della donna. Aberrante da questo punto di vista, insomma, nel senso che io penso che per una donna non sia bello farsi fare gli auguri oggi. Per quello che è successo, lo sappiamo tutti a Menadito, queste ragazze che per un cortocircuito, 7-8 donne, insomma, dall'Alta Italia, sono morte a volte dal fuoco, e non è un bel ricordo, onestamente. E qui nasce questa benedetta festa alla donna. Non è un togliere nulla alla donna, ma semplicemente perché la donna è parte integrante dell'uomo, è un qualcosa di splendido, amabile, quando riesce a toccare le corde emotive di un uomo, quando riesce a entrare nel suo pentagramma emotivo. Una donna diventa l'ago della bilancia, insomma, un bilancino perfetto, quando ti dona equilibrio. Una donna è, possiamo dire, una bussola perché ti può direzionare in un posto magari invece di un altro, a riguardo, sia, ripeto, sempre il discorso dell'equilibrio, ma anche un cammino futuro insieme. Poi c'è lo spessore, la stabilità, tante belle cose, quindi partiamo dai vari, dalla Beatrice di Dante, Apollina Borghese, e per quanto se ne possiamo sapere da Cleopatra, tanti personaggi e tante altre belle donne che ci sono state, insomma, tra attrice e quant'altro. La donna, insomma, effettivamente ha il suo spessore, la sua lungimiranza, la sua importanza, e quindi è bene per essere accanto. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.